Bentornati ragazzi, io sono Leo, questo è Ancestors e siamo al sesto episodio. Se non avete visto gli altri, vi consiglio di recuperarli, più che altro per capire cosa abbiamo fatto fino adesso e cosa abbiamo scoperto. Nello scorso episodio abbiamo cambiato insediamento. Abbiamo raggiunto questa zona che, tra l'altro, è un po' più sospesa rispetto a prima. Questo insediamento qui è molto molto buono. Questo perché ci sono diversi cibi. Tralasciando il fatto che ci sono queste erbette qui, che c'erano anche di là, e queste bacche che non tutti mangiano, però ovviamente ci sono più piante, quindi cresceranno molto più rapidamente, o almeno credo che sia così. Forse saremo costretti ogni tot a cambiare insediamento perché effettivamente il cibo finirà. Ma qui abbiamo anche la possibilità di pescare, proprio qui. Quindi io questa zona non la sottovaluterei affatto. Mi sdraio un attimo, perché nello scorso episodio abbiamo fatto un sacco di punti. E vediamo un po' con l'evoluzione come stiamo messi. Noi ragazzi andiamo a sbloccare nuove abilità utilizzando l'energia neuronale. Nel momento in cui vai a passare di generazione, quindi passa il tempo, alcune cose devono essere bloccate. In questo caso abbiamo 5 potenziamenti. Quindi di tutte quante le abilità che abbiamo scoperto fino adesso, ne possiamo bloccare solo 5. Quindi è anche forse sbagliato passare tantissimo tempo a fare determinate cose quando effettivamente non puoi bloccare determinate abilità. Imparare a fare tutto con una sola scimmia, poi passare di generazione. Una volta che quella scimmia morirà, forse non avrà trasmesso determinate abilità agli altri. Quindi tu con i suoi figli praticamente ti ritroverai a dover fare le stesse cose per fargli capire come devono fare. È anche vero che ragazzi i potenziamenti qui li possiamo anche recuperare, vedete? Quindi al momento seleziono questi, ma tanto non stiamo facendo l'evoluzione. Guardate quanta energia neuronale abbiamo, quindi possiamo andare a sbloccare davvero diverse cose. Possiamo chiedere a un membro del gruppo di avvicinarsi, a uno specifico membro, non a tutti, come già sappiamo fare. Questo per quanto riguarda la comunicazione. Per quanto riguarda la motricità, quindi agilità, possiamo andare a migliorare effettivamente l'attacco, quindi l'abilità di reagire a una minaccia. Essere un po' più svegli durante l'attacco di un altro animale è una cosa molto importante. Impariamo. L'abilità di tollerare attacchi ripetuti aumenterà, soprattutto ragazzi se ci muoviamo. Le probabilità di usare correttamente uno strumento aumenteranno. Questo perché, ragazzi, c'è una probabilità che, per esempio, un bastone, usandolo male durante un attacco, si rompa e non faccia il suo dovere. Come potrebbe essere che, utilizzando un sasso, lo rompiamo. Ecco, forse andando a migliorare queste abilità qui, migliorerà la nostra manualità e quindi non romperemo diversi strumenti. Andando sui sensi, possiamo aumentare il raggio di localizzazione di un suono. Localizziamo prima dei nemici. Possiamo fare la stessa cosa con gli odori, e facciamolo perché no. L'analisi qualitativa di una fonte di cibo sarà più veloce. Ottimo, bene. Sono piccolezze, sono cose molto semplici alla fine, ma utili. Vediamo un po' sulla schivata cosa ci danno. La velocità con cui ci si prepara a schivare aumenterà. Va benissimo. Ok, questa è molto buona, questa è molto buona. Le probabilità di lasciar cadere un oggetto a seguito di una schivata diminuiranno. È una cosa molto fastidiosa, soprattutto se quell'oggetto lo vuoi riportare a casa. Allora, l'energia, bene o male, è finita. Qui io ho selezionato determinate cose, ma sinceramente potrei fare benissimo così. Ah no! Non me lo fa fare. Perché per sbloccare questo, io devo aver già sbloccato questo qui. E allora sì, per principio, ragazzi, quelli che abbiamo sbloccato al momento, sono i migliori. Eh già, ma tanto io non ho in mente di fare l'evoluzione, diciamo, in questo episodio, o comunque neanche nel prossimo, credo. Dato che stiamo per andare a vedere il meteorite, prendiamo un ometto e creiamo la nostra arma più bella. Anche se da qualche parte dovrebbe esserci l'osso, e con l'osso secondo me possiamo fare male. Però non so quanto possa essere letale, non so neanche se si possa rompere l'osso. È anche vero che ogni bastone lo utilizzi una volta e basta. Perfetto, però intanto rilascia questa qui. E eccolo qui, bellissimo lui. Prendi, va. Dopo aver preso due bamboccetti, li salutiamo. A parte che lasciamo un po' l'osso e mangiamo.
Il fumo è lì, dritto per dritto, quindi dovremmo tornare praticamente davanti al nostro vecchio insediamento. E una volta lì, molto probabilmente, capiremo dove si trova il meteorite. Tra l'altro, prendendo questo, lo posso applicare? Oh, meno male. Vediamo un po' se ci dà già un bonus per le ferite. Eh sì, riapplica, riapplica. Almeno se ci attacca qualche tigre o qualcosa, siamo già difesi. È fondamentale ricordare l'insediamento. Mangi, mangi. Questo qua dovrebbe piacerti, no? No, andiamocene. Mangiamo qui su questa roccia. Non so dov'è. È una tigre diversa da quella che abbiamo affrontato nello scorso episodio, eh. Ma quante cavolo sono? Scendi qua, va. Dubito che scenderai, eh. Ecco perché il serpente si stava lamentando. C'era qualcos'altro oltre a lui. Qui sotto c'è il cinghialetto. Ma se n'è andata quella tigre bastarda. Comunque, ragazzi, è diversa, eh. È diversa. Non so neanche se sia più grande di quella che avevamo affrontato nello scorso episodio. Che animale era quello? Aia, aia. Porca vacca, che botta. Ragazzi, meno male che avevamo il bonus per le ossa. Che praticamente è finito, dobbiamo dobbiamo rimangiare le erbette. Questa esplorazione è partita già in modo strano, eh. Comunque i datteri, stavo dicendo, non danno nulla di buono, cioè non che siano inutili, ma non applicano dei benefici, anzi ci hanno avvelenato. Però forse perché lui non... forse a lui non gli piaceva. Non l'ho analizzato. Allora, potremmo avere un po' sete. Quindi torniamo al nostro vecchio insediamento. Beviamo un attimo. Potremmo anche riposarci, lo sapete? Ragazzi. Ma ecco perché... ecco perché la tigre era riuscita ad entrare. Perché qui è aperto. Bastarda. Forse ho costruito male io allora le barriere. O comunque la tigre la spostate. Spero di no. Credo e spero di no. Sono le 6, sono le 6. Beviamo. Tanto qui è tutto nostro. Completamente tutto nostro. Lasciamo questo e beviamo. Alla fine, quando facciamo gli insediamenti così che costruiamo, beh, è come avere una doppia casa. Qui la tigre non c'è più, ma c'è un altro osso. Che io prendo. Andiamo in giro con due ossa. Sfondiamo qualsiasi cosa se ci attaccano. Allora, qui però ricordo, sia per il freddo, ma soprattutto per le ossa, perché come avete visto prima, dato che ho lisciato, abbiamo fatto un botto notevole prima, eh. No, 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 no. E si è mangiata pure l'altra tigre. Ecco perché sta qui in zona balorda. Ma io devo andare un po' in alto per capire dove è caduto quel dannato meteorite. Allora, questo qui è il nostro vecchio insediamento. Il meteorite praticamente sta tra l'insediamento nuovo e quello vecchio. Ragazzi, mi sa che è caduto proprio qui. Era molto più vicino di quello che pensavo. Questa zona così paludosa non mi rassicura, lo sapete?
Potrebbe essere pieno di animali nuovi, diversi. Anche se qui puoi pescare, che è una meraviglia. Oh, che era? Ragazzi, qua ci stanno i coccodrilli, lo sapevo. Sentili, sentili. Cinghiale, che vuoi tu? Venga, venga. No, 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 no. Assolutamente no. Assolutamente no. Cinghiale? Ehi, 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 ehi. Sì, cosa abbiamo intimorito? Sta qua sotto, ci sta aspettando. No, la dopamina inizia a scendere. Salta, salta e afferra. Ci sta seguendo malamente quel dannato coccodrillo. Ma dov'era caduto il meteorite? L'ho perso completamente di vista. È lì. Vabbè, dai, non ha fatto neanche un buco così grande. Ma qui sotto c'è il coccodrillo. Vabbè, dobbiamo essere coraggiosi. Nuovo punto di riferimento scoperto. Meteorite della palude. Lo possiamo anche raccogliere. Tiè! Ma gli si è attaccato? L'hai sentito? L'hai sentito? Ragazzi, quella tigre forse aveva già una lancia addosso. Quindi già l'avevamo colpita? Non ricordo, sapete? E scusate, dovrei lasciare un osso. Non voglio abbandonare un osso per il meteorite. Neurone in crescita. Oh, hai rotto le palle, vieni qua, vieni qua. Oh. Ragazzi, queste ossa vanno. Vanno che è una meraviglia, eh. Voglio... Chi è? Intimorisci chi? Che abbiamo intimorito? Ma non è che gli alligatori... Che è un altro? Sì, è pieno di cinghiali qui. Dico, non è che gli alligatori non escono fuori dall'acqua? Però si nascondono bene, balordi. Eccolo. Si sente già, eh. Ecco il fratello di quell'altro, via qua. No, no, si è rotto l'osso? Facciamo una cosa, guardate. Lasciamo un osso qui. E questo qui ce lo portiamo a casa. Ma proprio tranquilli. Anzi, prima saliamo qui magari e analizziamo lui. Nuovo strumento scoperto, meteorite. E forse mi conviene riportarlo e tenermelo stretto senza perderlo. Allora, l'insediamento si trova lì sopra, quindi facciamo così. Sono le 5. Verso l'ora di cena dovremmo riuscire a tornare a casa. Che cosa? Che cosa? Rumori strani. È l'alligatore che era uscito per venire da noi. Balordo. Serpente, non rompa le palle. Abbiamo provato quindi le ossa per colpire e non vanno affatto male,
Non vanno male e tra l'altro non si sono neanche rotte. Abbiamo qui un'altra zona da identificare, quindi forse per fare qualche punto in più per, diciamo, l'energia neuronale, conviene identificare questa zona. Quasi 15 km, che è pochissimo, cioè sono passati quasi 3 anni e noi abbiamo fatto 15 km. Abbiamo fatto 200 metri su due gambe, l'arrampicata di 2,5 km. Quella potrebbe essere già un ottimo traguardo, no? Abbiamo tre coppie, due discendenze, cinque piccoli, sei intossicazioni, dai, protezioni 56. Abbiamo ucciso solo due animali, ovvero la tigre e un cinghiale, sì. Gli archi fratelli. Questa zona, ragazzi, comunque è molto buona con gli alberi così perché ti permette di viaggiare in modo diverso, non per forza a terra. Sinceramente, però, non so come utilizzarlo questo meteorite. Tra l'altro, ho anche paura a utilizzarlo perché se lo rompo. Siamo un po' stanchi, eh? Un po' stanchi. Comunque, sì, un po' più tardi dell'ora di cena. Dipende a chi lo chiedi. Tra l'altro, ragazzi, sono passati solo 2 anni, quindi siamo ancora tutti giovani. Ma dovrebbe arrivare anche il momento dell'anzianità. Chissà cosa succederà. Cioè, riusciranno ancora a muoversi normalmente oppure diventeranno più lenti? E quando magari andrai a spostarti con tutto il clan, loro faranno più fatica agli anziani? E magari saranno molto più soggetti agli attacchi? Abbiamo fame, ma una fame di quella allucinante proprio, eh. Allora, vediamo un attimo se questo meteorite è piuttosto o no di tutto quello che abbiamo utilizzato fino ad adesso. Non credo, ragazzi. Non credo. Va bene, facciamo un altro mucchietto. Ma queste cose qui si usano soltanto per fare il letto? O no? Modifica. Non mi sembra appuntito, ma lo possiamo fare appuntito? Non possiamo pescarci. Cosa possiamo farci? Forse ci serve un sasso? Sasso? Scusate, ma che ci faccio con questo coso? È diventato tutto insieme Hogwarts Legacy. Nell'anno 2 avevamo già la bacchetta. Ah, io le sentivo, stanno lì sopra, infatti. Facciamo un po' così. Prendiamo un bastoncino, che io ne ho fatto anche un altro intanto, ma di sicuro ci pizzicheranno. Sicuro, sicuro. Estrai. Eh sì, ragazzi, eh sì. Con il bastoncino. Oh, il miele è buono. Mangia, mangia, mangia. Allora, credo che mi convenga fare una cosa. Partire con l'esplorazione delle diverse zone. Come vedete, qui ci sono diversi punti in cui possiamo andare e scoprire. Qui abbiamo scoperto tutto in quest'angolo praticamente. Che c'è lì? Che? Ah, scopriamo. La cascata della scogliera. Carina questa zona, eh? Ma c'è un altro insediamento? Dubito, dubito. Giustamente, ragazzi, i membri di questo clan che vengono a vivere qui devono conoscere questa zona. La piccola palude. Una paludina. Che. Eh sì, c'è il coccodrillo, c'è il coccodrillo. Abbastanza sicuro. Al coccodrillo che gli fa il bastoncino non appuntito. Possiamo pure provare il combattimento, vogliamo provare? Ma sì. Non lo conosciamo. Cioè, per noi potrebbe anche essere un animale buono. Però con l'intelligenza e guardandogli i denti capiamo che probabilmente non lo è.
Non c'è nulla da guardare. C'è il coccodrillo. Ma quando hai paura, forse è meglio non guardarlo. Dai, dai, che riusciamo a razionalizzare. Le rocce. Sì, sì, è la classica zona. Non c'è nulla di particolarissimo. Supera la paura, supera la paura. Sì, ma no, sul piccolo. Ragazzi, l'animazione del secolo. Ok, il piccolo attaccato in petto e lui che si tira i pugni. Va bene. Qui c'è un'altra zona da scoprire. Andiamo adesso. Ci siamo. Quello è un serpente. Vai, va. No, che no, mazza quanto sei grande. Ma lì ci sono le uova? Eh sì. Ma ce n'è anche un altro di serpente. Ma quanti animali? Quanti animali abbiamo? La confluenza dei due fiumi. Ammazza. È molto simile alla fine la zona, eh? Cioè non è che ci siamo mossi. In 2 anni abbiamo fatto 15 km, quindi non ci siamo mossi per niente. Comunque i coccodrilli qui da un paio d'anni già c'erano, ma noi non sapevamo della loro esistenza alla fine. Supera la paura pure mo. Il piccolo proprio lo distruggiamo. Oasi sotto la scogliera. E questo potrebbe essere un altro insediamento. Guardate che bellino. Anche se qua gli animali te se mangiano mentre dormi. Cioè, non è cattiveria, eh. Venire qui con... hai capito? Ah! Ma era quello che ci seguiva da una vita. Ammazza dentro l'occhio. Aiaia. Abbiamo fatto. Analizziamo. Ci riportiamo l'osso. Ah, vedete, questo qui era quello bianco. Allora. E non è molto sicura come zona, eh. O sbaglio? Effettivamente qui sei molto coperto, eh. Però appena siamo arrivati è arrivata pure la tigre. Non è che mi stimola troppo venire a vivere qui, eh. Ma poi qui non c'è molto da mangiare, sinceramente. Allora, se dovesse essere la stessa tigre che ci stava seguendo già dall'altro insediamento, potrebbe essere una tigre un po' particolare, eh. Problematica. Aveva fame. Ci cercava da troppo. Comunque, ragazzi, credo che ancora non riusciamo a mangiare bene determinate cose. Infatti questa carne probabilmente ci farà male e io la lascio. E magari un giorno la ritroviamo. Va bene, arrivederci, tigre. Mi dispiace. Un letto comunque ce lo faccio, ma in questa zona secondo me conviene passarci per bere un attimo. Magari riposarsi, ma... ecco, facciamoci magari un paio di orette. Ma niente, niente di più, secondo me. Siamo abbastanza stanchi, eh. Però, ragazzi, abbiamo ucciso 2 tigri. Che ci stavano pedinando da un po'. Inizierà a cacciarci qualcosa di diverso adesso? Perché... potrebbe essere, eh. La fame è fame. In questo episodio, ragazzi, abbiamo esplorato davvero tanto. Cioè, questa zona ormai la conosciamo abbastanza bene. Ma è ancora tutto pieno di alberi. Cioè, non è cambiato alla fine il bioma. Quindi i problemi potrebbero essere ancora limitati. Cioè, noi adesso abbiamo paura di qualche animale, sali sull'albero e l'animale non ti raggiunge. Ma se durante l'esplorazione raggiungiamo delle zone diverse, senza alberi, o comunque con pochi alberi, potrebbe essere un problema. Certo, uno comunque potrebbe dire, beh, rimani qui, mangi, cacci, le cose ce l'hai. Esatto, sì.
Però l'esplorazione è una cosa fondamentale e tra l'altro l'evoluzione richiede la conoscenza di diverse cose. Non so neanche se sappiano nuotare le nostre scimmie, per esempio. Qui un ascensore ci starebbe bene, eh. Sì. Salve! Abbiamo ucciso un'altra tigre, eh? Bei giovani. Allora, dato che siamo tutti quanti qui abbastanza tranquilli. Comunque qua stanno già a mangiare tutto, ma quanto mangiate? È finita già tutta la roba che ci avevamo. Oh! E mangiate tanto voi, eh! No, è allergico lui! Dato che abbiamo tre coppie, possiamo fare altri tre cuccioli. Ecco cinque piccoletti! Guardate che bellini! Che tra l'altro possiamo anche utilizzare, eh. Non so se sanno fare qualcosa. Per esempio, tu che sei piccolo, conosci tutto qua? Un po' di miele non dovrebbe far male, no? Aia. È arrivato il momento. Chiama partner. Non è rimasta incinta. Non è più fertile. Questo potrebbe essere un problema che non avevo considerato. Nuova gravidanza, ok, perfetto. E con una ci siamo. Nel prossimo video, ragazzi, trascorreremo altri 15 mesi. Beh, i piccoli inizieranno un po' a crescere, eh. Se dovessero rimanere ancora piccoli, potrebbe essere un problema. Però fermi tutti, fermi tutti. Perché adesso abbiamo 7 potenziamenti. Per quale motivo adesso abbiamo 7 potenziamenti? Io vado qui nella nostra fantastica entrata. E in questa serata magnifica, ragazzi, come sempre, io vi ringrazio per essere stati qui con me. Spero che il video vi sia piaciuto. E ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao.